Di Augusto Lowi, mister della Juniores del Villa Grande. Allora mister, inizia questo campionato provinciale, con quali aspettative? Ma noi aspettative proprio, cioè abbiamo una squadra molto giovane, tutti del 94-93. Praticamente una squadra allievi. Sì, una squadra allievi. E qualcheduno che è un po' più grandicello, comunque aspettative. Interessante che giochino bene al calcio. Certo, certo. Poi con un parino bene quelle. Con un impianto così bello, insomma, veramente sì. Un piacere salire al campo. E come? Ecco, che tipo di campionato sarà questo provinciale? Ci sono tante squadre degli Astrini, qual è la più forte secondo lei? Ma secondo me c'è il Cardello, che è una bella squadra, anche se Lorani l'ho vista molto bene come squadra. Poi non è che le conosca tanto, perché seguivo la prima squadra due anni a questa parte. Anche per voi quindi la Juniores serve da serbatoio la prima squadra? Sì, perché... Sì. Questi giocatori sono tutti a casa di quella della prima squadra, certo, è un po' sì. Un problema, sono tutti studenti, allora cerchiamo di sollevare un po' questi ragazzi. Certo, certo. E un auspicio per questo campionato, qual è il vostro obiettivo? La Juniores? Sì, sì. Ah, il nostro obiettivo è fare un bel campionato e i giovani che imparino a giocare a calcio. Certo, confrontarsi insomma con le squadre, con i cugini della zona. Sì, ormai è tutto qua. Va bene mister, grazie, in bocca al lupo per la stagione. Ah, siamo con Giuseppe Virdis, mister della prima squadra del Villa Grande. Allora, questo campionato è iniziato insomma un po' in salita, facciamo un po' il punto della situazione. Il punto della situazione dal punto di vista dei risultati è abbastanza negativo, perché abbiamo 3 punti dopo 5 partite. Abbiamo 2 sconfitte e 3 pareggi, abbiamo iniziato il campionato con aspettative un po' diverse, quindi possiamo dire che per il momento non siamo assolutamente soddisfatti. Ecco, voi vi trovate in un girone cagliarittano, peraltro con molto gli Astrini. Con molto gli Astrini, appunto con la Castro, con l'Idolo, che sono saliti, il Trier, che quest'anno è... Cardedo, sì. Ecco, come si vivono queste sfide in famiglia? Bene, abbiamo già fatte 4, quindi le abbiamo vissute all'insegna dell'equilibrio, del grande agonismo, ma anche della correttezza. Da quel punto di vista le partite sono andate molto bene, sono state tutte belle partite, combattute, equilibrate. Non siamo finora stati molto fortunati, diciamo che non è che non siamo soddisfatti da come la squadra gioca. Abbiamo introdotto un po' di novità, quest'anno giochiamo a zona totale, i ragazzi non erano abituati, quindi ci aspettavamo un inizio un po' difficile. Bisogna dire che anche qualche ingenuità che abbiamo commesso, qualche episodio sfortunato ci sta un po' rallentando, però siamo ancora fiduciosi, perché nessuna partita ci ha mai visto soccombere dal punto di vista, diciamo, del gioco, e siamo ancora ottimisti. C'è una fase di rodaggio. Ci vuole una vittoria a scacciacrisi, certo, e dopodiché speriamo di fare un campionato più tranquillo. Ecco, qual è lo stato di salute del calcio gliastrino? Stato di salute del calcio gliastrino, bella domanda, ma ritengo che sia un buon momento, perché abbiamo questo Tortoli che sta andando alla grande, insomma, insomma, la squadra più rappresentativa dell'Ogliastra. Abbiamo 2 squadre in promozione che si stanno comportando bene, cioè il Barisardo e il Lanusei, e in questa prima categoria tutto sommato è un girone equilibrato, con squadre cagliaritane molto forti, anche lì del Sarrabus. E le squadre oliatine stanno ben figurando, tutto sommato, se la giocano alla pari. E quindi ritengo che sia un buon momento. Bisogna puntare di più, credo, un po' tutte le società sul settore giovanile, penso che fisiologicamente dovranno farlo, lo stanno già facendo. O per questione di regolamento, oppure anche per necessità. Sì, o per necessità. Secondo me ancora manca un po' la cultura dell'investimento sul settore giovanile. Dovrebbero le società preoccuparsi di cercare allenatori validi nei settori giovanili, anche spendendo qualche soldo, ma è una cosa che ancora non c'è. Invece dovrebbe essere più praticata, certo. Grazie mister, in bocca al lupo per la stagione del Villa Grande, insomma, per tutto il calcio di Astrino, che sicuramente ha tanti talenti da mettere in mostra e merita categorie superiori, come il campionato del Tortoli sta dimostrando. Crepi il lupo, grazie a voi. Grazie.